ancora. Fatta anche la scorreggia. Ma non ho fatto nessuna scorreggia, mi spaventi però arrivare sentita, così. Io l'ho sentita, dai. Io no, se si sente. Allora, ma sei stato tu quello che l'ho sentito. Dimmi stop, faccio qui. Ok, alzo, spacco, taglio, spacco, giro, fischio, parto la carta, ta! Hai visto, è incredibile. Non lo so perché. Ma no, no, diciamo la verità, appunto, questa era una gag, il gioco non serviva. Esatto. Diciamo la verità, Davide, vuoi dirlo te? Quello che stavo per dire è che non siamo qui per noi, ma siamo per presentare dei ragazzi. No, dico io per me, okay. Se stai un pochettino in carta. Non c'è incartato perché tu mi interrompi. Zitto, faccio parlare. Bene, siamo qui oggi per presentare, sì, in realtà non è questo il nostro spettacolo, non è questo che faremo, ma presenteremo un numero veramente grandioso a livello mondiale, signori, una cosa internazionale, fotonica. Esatto. Signore e signori, sono qui con noi quattro ragazzi, o meglio, tre ragazzi e una ragazza, per fare uno spettacolo molto introspettivo, molto... Sì. Molto vero, molto come dire, un viaggio all'interno delle persone, una cosa bestiale, tre uomini e una donna, lo spettacolo si chiama Depressa. È un trio, sono due ragazzi e una ragazza che arrivano dall'Ucraina con questo spettacolo introspettivo, si chiama Depression. Due, un uomo e una donna, un dialogo meraviglioso tra uomo e donna, questa cosa è Depression. È un monologo bravissimo di questa ragazza, si intitola Depression. E niente, quindi alla fine io direi di fare un po' il gioco, perché la cosa sì. Facciamo il magia. Davide, sì. Dimmi, sì. Basta? Basta. A posto, grazie. Ciao a tutti. Ciao Da, come stai? No, aspetta, prima. Guarda. Pronto? Buonasera. Prendata cagnagna. Boo! Uno spezzatino.